È finita, a titoli di coda. Costantini ha pagato. Forse per tutti, come sempre, come un allenatore in fondo è abituato per lavoro a sopportare. Ha pagato forse giustamente, forse no, non siamo noi a doverlo dire. Non è più l'allenatore della Triestina, e questo possiamo dirvelo con certezza. Esonerato dopo 5 giornate di una sofferenza tremenda. In un clima del genere. L'ha lasciata quella panchina alla fine, roccia, come lo chiamano. O meglio, gliel'hanno fatta lasciare. Per far spazio a un clamoroso ritorno in campo, che poi sono due. Fabio Rossitto e Gigi Turci, inseparabili. Vita in bianconero udinese da giocatori. Esperienze freschissime in nero verde da tecnici. Ce ne sarebbe abbastanza per un capitolo intero di un libro. Non abbiamo tempo. Ma sappiamo che quello di Costantini si è chiuso, punto. Inizia adesso quello di Rossitto. Ma sappiamo anche un'altra cosa. Che la città non aspetta più. Potete giurarci. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di FVG Sport Channel. Come avete visto nella nostra clip di entrata della trasmissione, la notizia di oggi è una e una sola: l'esonero di Maurizio Costantini dalla panchina della Triestina. È stata fatale quindi la sconfitta di Montebelluna per 3-1 ed è clamorosa la novità che proviene da Trieste. Non è ancora ufficiale, lo sarà probabilmente tra poche ore. L'arrivo di Rossitto e di Turci sulla panchina della Triestina, quindi Rossitto diventerà il nuovo allenatore della Triestina, Turci il nuovo preparatore del portiere, dei portieri, due ex Pordenone, i due protagonisti della stagione scorsa del Pordenone che vanno alla Triestina, raggiungono Massimiliano Sessolo. Parleremo di questo soprattutto, ma anche del derby Triestina-Monfalcone, Triestina-UFM di domenica con il tecnico dell'UFM Giuliano Zoratti, che salutiamo, è un onore averlo qua in studio, gli chiediamo subito l'esonero di Costantini, se lo aspettavano tutti, una decisione inevitabile a questo punto. Ma credo che per l'ambiente di Trieste, dove i risultati sono importanti e soprattutto dopo la campagna acquisti, anche se sono partito un po' in ritardo, sicuramente qualche alibi c'è, però sono arrivati a Trieste giocatori di categorie importanti, anche di categorie superiori, per cui è necessario per un allenatore in questi posti, è necessario fare subito il risultato, perché altrimenti è un po' quello che capita a tutti noi, l'esonero, ed è una cosa normale che succede in questi casi. Ecco, Costantini ha cominciato nel modo opposto, quindi 3 sconfitte, un pareggio, una vittoria. Il problema è solo suo oppure andava pensata meglio questa squadra? Beh, adesso io non posso, credo, intervenire in fatti di altre società, generalmente delle società o degli allenatori, dei colleghi, parlo solo bene. Ho detto prima, il fatto di non sapere o comunque di non essere sicurissimi di essere iscritti al campionato di Lega Nazionale Dilettanti ha fatto sì che magari un certo tipo di campagna acquisti non potesse essere fatta. Da quello che posso dire, senza credo offendere nessuno, mi pare che una delle lacune che viene detta, viene scritta e che comunque mi dicono sia quello un po' del settore dei giovani, degli under, un po' per un problema di infortuni. Piscopo, un giocatore importante per la squadra, si è infortunato e c'è una lacuna grossa, e reperire in agosto, a settembre, giocatori bravi per la categoria, ma soprattutto per un ambiente come Trieste, è diventato difficile, per cui qualche piccola lacuna sotto questo aspetto mi pare ci sia. Potrà forse essere sistemata a dicembre, non lo so, però credo che in effetti solo questo abbia contribuito a non far sì che questa squadra potesse essere costruita subito e magari in maniera adeguata. Questa distanza della Triestina dalla capolista Pordenone, 15 punti contro 4, è incolmabile anche con Fabio Rossitto? No, beh, io credo che comunque, al di là del fatto che a Trieste bisogna sempre vincere, è giusto che sia così in quella città,
però mettevo la Triestina un po' dietro, sia a Pordenone che al Marano Vicentino, le due squadre che sulla carta dovrebbero essere le due contendenti alla vittoria finale. La Triestina però, con quegli acquisti che ha fatto successivamente, credevo potesse diciamo così, fare un campionato di alta classifica, nel senso di prima posizione. Quest'anno non ci sono i play-off, per cui bisogna arrivare solo primi, però considerato questo tipo di posizione in classifica, poteva essere una squadra che dal primo, secondo, al quinto, sesto posto ci stava benissimo, assieme ad altre che come la Sacilese adesso o il Giorgione, che noi abbiamo affrontato, che in effetti è una buona squadra. Fabio Rossitto, Gigi Turci, due ex storici dell'Udinese che vanno a Trieste. Rischiano, ma non solo per questo, rischiano perché devono vincere subito. No, io credo che i tifosi non devono pensare, perché uno viene da Udine, allora a questo punto è un nemico. I tifosi credo che adesso guarderanno i risultati, guarderanno il lavoro di questi due allenatori, e se le cose andranno bene verranno accettati giustamente per quello che sono, dei bravi allenatori, degli ottimi preparatori, dei portieri, e per cui non credo che sia subito negativo l'impatto che avranno questi due allenatori con l'ambiente, perché ripeto, allora lì un friulano non può andare mai ad allenare o nessun triestino può venire a Udine, ma so che in questi casi sono stati anche degli scambi, anche in tempi passati Giacomini, Massimo, io stesso, insomma abbiamo allenato, però non, ripeto, per un allenatore e anche per questi due nuovi allenatori, io credo che saranno importantissimi i risultati nel breve, però, perché a Trieste non aspetta più, nel senso, oramai quello che probabilmente anche tanti tifosi, soprattutto la curva di Furlan, dei tifosi della curva Furlan, volevano, pretendevano, è stato fatto dalla società. A questo punto compito dei giocatori, chiaramente, che vanno in campo, e degli allenatori, cominciare a fare qualche risultato, per cui poi credo che tutto tornerà abbastanza tranquillo a Trieste. Può pesare l'inesperienza di Rossitto in quanto allenatore di una prima squadra di Serie D solamente per metà stagione, quella dell'anno scorso, oppure si poteva puntare, oppure in questi casi è meglio puntare su un tecnico magari esperto, penso a un De Agostini, ma ce ne sono stati anche altri, era stato contattato anche Masitto, possiamo darvi quest'altra notizia, era stato contattato dalla Triestina Masitto, che potrebbe tornare buono per il San Paolo Padova, dove anche lì c'è una situazione di panchina abbastanza instabile. Beh, anche Masitto non ha molta esperienza, ha avuto l'esperienza lo scorso anno a Montebelluna, un po' finita così, non pare benissimo, per cui forse l'allenatore, io credo, anche perché non perché è un amico, è una persona con la quale ci si senta tanto, poteva essere in effetti come esperienza Stefano De Agostini, ecco. Ma non perché voglia parlare non bene di Rossitto, di Turci, perché De Agostini ha vinto questi campionati, ha grande esperienza, conosce tanti giocatori e quindi sotto questo aspetto sicuramente poteva dare garanzie, però la società ha scelto questo, quindi aspettiamo i risultati, augurando comunque anche alla Triestina di uscire da questa situazione. Mister, domenica, neanche a farlo apposta, c'è il derby al Rocco, Triestina UFM, dopo i due derby di eccellenza. Noi abbiamo la grafica qui dietro che ci ricorda che c'è subito il super derby Triestina-Monfalcone, meglio affrontarlo così o era meglio affrontarlo con Costantini? Ci sarebbero state forse più tensioni? Ma sì, forse tensioni anche determinate da certe polemiche dello scorso anno. Per cui la società ha cambiato, ci sono allenatori nuovi, probabilmente, credo, anche l'assetto tattico della squadra potrebbe essere diverso. Ci conoscevamo quindi per i precedenti incontri, quindi sapevamo un po' come affrontarci, ognuno cercava le magagne, no? I difetti dell'altro, dove poter attaccare meglio, dove poter in qualche maniera mettere in difficoltà di più l'avversario. Adesso Rossitto, mi informerò, questo sì, su come giocava Pordenone, su che tipo di assetto tattico generalmente attua con la sua squadra, anche per avere delle idee, anche per saperli come affrontare, insomma. Io mi auguro che sarà sicuramente un bel derby, perché noi cominciamo a crescere, stiamo bene, anche domenica abbiamo dimostrato una buona condizione, siamo tutti giocatori in crescita, Raboni finalmente è rientrato, ha dato un certo contributo in attacco, un certo assetto tattico difensivo lo stiamo migliorando, vedrò cosa fare in base anche alle ultime esperienze
partite che abbiamo fatto, insomma qualche cosa da cambiare ci sarà, però lo vedrò durante la settimana e affronteremo la partita con la serenità di sempre, di andare in campo comunque, anche perché comunque in Coppa Italia siamo andati e abbiamo vinto l'anno scorso anno, abbiamo, pur giocando le due partite a Rocco, abbiamo una pareggiata, una persa, io posso dirlo adesso, insomma non credo meritatamente persa, nel senso che il risultato di pari ci stava anche nella seconda partita, però al di là di quello andremo ad affrontare, ripeto, questa Triestina nuova, probabilmente anche, come dicevo un attimo fa nell'assetto, però con la serenità che mi ha dimostrato sempre in queste ultime partite, voglia di far bene, voglia di impegnarci, di crescere come stiamo facendo e sperando di cominciare anche a fare qualche punto fuori casa, perché adesso nelle due trasferte contro le prime due in classifica, Pordenone e Giorgione, che era Giorgione la prima in classifica, non abbiamo sempre perso per 1-0, dovremmo cominciare a fare qualche punto anche fuori casa e magari sfruttando anche un momento un po' particolare dell'ambiente triestino. Ecco, proprio sul derby Triestina-Monfalcone noi abbiamo preparato un piccolo contributo firmato da Massimo Radina, lo vediamo subito e ritorniamo in studio ancora con Giuliano Zoratti. Triestina-Monfalcone in D è un po' un derby novità. Lo abbiamo visto però andare in scena già tre volte nell'ultimo anno. Un pareggio e una vittoria a testa. L'UFM però vince ai punti, perché ha eliminato gli Abbardati in Coppa e li ha superati in classifica in Eccellenza. E lo ricordiamo bene. Oggi comunque è il derby dell'incertezza. Monfalcone arriva da un pareggio e da un inizio di stagione per forza di cose difficile in categoria. Ha ritrovato il gol di Acampora, seppur di rigore. Aspetta però la prima vittoria in campionato. La Triestina sta male, sempre più ferita. Si affida agli ex Udinese Rossitto Turci. Si affida a due campioni che però in panca devono ancora cominciare a vincere. Sarà una bella sfida per loro, la società e i tifosi, oggi un po' incerti. Non ci possiamo permettere di giudicare ancora una scelta simile. Trieste prova in ogni modo a ritornare grande. Non ce la fa ancora sul campo, ma il derby, sia chiaro, conta solo per i punti. Una piazza simile non può ridursi ad esaltare così tanto una gara diventata perfino emblematica di un periodo storico, dove Monfalcone continua a competere guardando negli occhi una città ferita. Zoratti intanto è sempre saldo in panchina e lavora. Per lui fare punti serve solo a continuare il percorso di crescita della sua squadra, che si è visto anche con Tamai e Belluno. Diverso il discorso per la Triestina, vincere è sempre un obbligo, non per tornare grande, ma per non ritrovarsi sempre più piccola. Abbiamo visto quindi la storia breve, ma si rinnoverà domenica, dei derby tra Triestina e Monfalcone. Che cosa teme di più? La rabbia forse della Triestina, la volontà dei giocatori di fare buona impressione sul nuovo tecnico, cosa che c'è generalmente sempre quando arriva un allenatore nuovo? Ah, in effetti questo, sicuramente i giocatori ormai son stati messi davanti a delle responsabilità, perché no? Fin tanto che le cose non vanno bene, il primo a essere incolpato o comunque il primo a pagare è sempre l'allenatore, però nel momento in cui l'allenatore va via anche i giocatori devono cominciare a uscire un po' allo scoperto, nel senso che non possono, leggendo i giornali ho sentito di una squadra un po' demotivata, senza, chiedevano ai tifosi di onorare la maglia, giustamente, per cui sotto questo aspetto credo sia una partita abbastanza intensa ed è quello che appunto la cosa da temere, al di là di certe qualità, perché insomma Gode e Assesso non si scoprono adesso, sono giocatori straordinari per questa categoria, non solo loro, ma comunque mi riferisco a questi due ultimi che sono arrivati. Per cui al di là della qualità della squadra, sicuramente la voglia di tutti di conquistarsi un po' di un posto, farsi vedere dal nuovo allenatore e quindi cominciare comunque, dopo tante contestazioni, a fare qualche risultato importante anche lì a Trieste. Una battuta finale, e mentre ringraziamo per le immagini sempre puntuali dell'UFM e Fabrizio Recchia, una battuta finale, si può dire che siete finalmente entrati in categoria, entrati in Serie D e adesso ve la giocherete con quelle 5-6 squadre che poi lotteranno fino alla fine. Sì, noi stiamo ancora crescendo anche sotto questo aspetto, ci manca ancora un po' di cattiveria, ma un po' in tutte le zone del campo, io vedo spesso contrasti dal punto di vista fisico, li perdiamo, ma non perché siamo meno grossi, meno forti, ma perché magari non riusciamo ancora a capire, ma lo stiamo facendo, che in questo campionato anche l'aspetto fisico, l'aspetto proprio del contrasto, dell'agonismo è importante. Dobbiamo crescere un po' sotto l'aspetto della cattiveria dentro l'area, perché in certe occasioni
riusciamo magari a perdere delle opportunità importanti di far gol. Però ripeto, siamo sulla strada buona, credo che stiamo arrivando, nel senso che tutti cominciano a capire cosa vuol dire giocare in questo campionato, perché devo dire che della mia squadra 4 giocatori, di cui uno adesso contento, infortunato, non c'è, sono giocatori che lo hanno vissuto, comunque hanno giocato sempre in questa categoria, tutti gli altri, a parte qualche sporadica apparizione in qualche momento di qualcuno, ma quasi tutti sono gli esordi, per cui devono cominciare a fare esperienza, a capire che ogni pallone diventa determinante sia nella fase di attacco, quando abbiamo la palla noi, che quando dobbiamo difendere, e che comunque non bisogna mai, da quando l'arbitro fischia, quando finisce, come diceva Bosco, no, la partita finisce quando l'arbitro fischia, dobbiamo sempre lottare su ogni pallone. Però ripeto, già domenica ho visto dei notevoli miglioramenti, e dalla prima partita a quella di domenica scorsa credo che la squadra sia cresciuta molto e sia entrato un po' nel clima anche da un punto di vista mentale della categoria. Allora domenica, ore 15, Triestina UFM Super Derby, sarà in ogni caso una prima volta la prima vittoria dell'UFM oppure la prima vittoria di Rossito sulla panchina della Triestina. Noi andiamo in pubblicità e ci rivediamo fra pochissimo. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano, allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali, si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora. E per saperne di più, visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura. Scegli il coniglio friulano, allevato in un'oasi verde. Se cerchi casa, Edilco Mozzo fa il caso tuo. Edilco Mozzo vende e realizza per gli enti pubblici e per i privati. Dalla ristrutturazione alla costruzione completa di case, palazzine, villa schiera, opere pubbliche. Edilco Mozzo vende direttamente le proprie realizzazioni. Li seguiremo dal realizzo del progetto sino alla consegna dell'immobile. Edilco Mozzo, una garanzia nell'edilizia fatta da un'esperienza trentennale. Edilco Mozzo è a Precenicco. Telefono 0431 58 60 28. Hai un'azienda edile o sei un privato? Chi ti può fornire tutto, ma proprio tutto il materiale per l'edilizia? Zanutta, nei suoi 5 punti vendita. Zanutta produce anche gabbie in ferro, solai e tetti in legno. Da Zanutta avrai una consulenza specializzata in tutti i settori e potrai trovare dai mattoni al cemento, dai rubinetti alle piastrelle, dall'attrezzatura edile alla ferramenta minuta. Zanutta, l'edilizia a 360 gradi. Zanutta SRL, a Muzzana del Trugnano, Carlino, Trieste, Feletto Umberto e Pocenia. Ben ritrovati, adesso cambiamo argomento ed entriamo nel mondo neroverde, nel mondo del Pordenone, che è un mondo fatato, mister, in questo momento. 15 punti, 5 vittorie consecutive su 5, ma soprattutto 0 gol subiti, ci si avvicina piano piano alla sfida con il Marano. Questo Pordenone fa sul serio quest'anno.
Ma sì, dopo tanti anni probabilmente quest'anno è stata allestita la squadra giusta. Giusta perché è migliorata in alcuni settori, sia nei vecchi, portiere, difensore, Zanardo, che è un giocatore che ho allenato, è straordinario, ha colpi incredibili, ma soprattutto quello che ho visto nella partita che abbiamo perso a Pordenone, una batteria di giovani sicuramente importante, nel senso che oramai sono tutti ragazzi, anche dal punto di vista strutturale, fisico, di mentalità anche ho visto, che la categoria la possono fare facilmente, e questo è importante perché trovare sette vecchi, chiamiamoli così tra virgolette, non è difficile per questo campionato. Il problema è trovare quei 6-7 giovani che, anche alternandosi, però reggano la categoria, per cui Pordenone sotto questo aspetto quest'anno è veramente messo bene. Contro di voi c'era anche Berzotti, questo ragazzo che sembra sul punto di esplodere. L'aveva intuito dal campo lei, mister? No, come l'ho detto, non solo lui ma anche gli altri, tutti i ragazzi che possono tranquillamente, chiaro, crescendo, migliorandosi, giocare anche in categorie superiori, però ripeto, quello che per loro è importante è vincere questo campionato, perché già possono il prossimo anno farlo con la loro squadra, con questa squadra. Ma soprattutto, torno a dire, potrei parlare di Novati, un ragazzo che non sta giocando, che ha giocato in Coppa, ha fatto gol, poi è entrato anche in campionato e ha fatto ancora gol. È un 95 che ho allenato un anno, ma un giocatore facendo, cioè, se una squadra ha Novati come riserva, può stare tranquillo, perché appena manca qualcuno là tra esterni, in avanti, in mezzo al campo, lui copre il ruolo facilmente in maniera molto degna, per cui non ci sono scompensi da un punto di vista né tattico né di organizzazione di gioco, per cui torno a dire, Pordenone quest'anno è veramente sulla strada buona, e auguro, anche visto che comunque ci sono stato anche lì da giocatore qualche anno fa, pochi anni fa, no? Devo fare gli auguri anche a loro, perché effettivamente è giusto che anche Pordenone ritorni in categorie importanti. Ecco mister, proseguiamo parlando un attimo del Pordenone, il Pordenone che quest'anno non ha mai sbagliato l'approccio alla partita, è sempre sceso in campo con la testa giusta. Ecco, qui si vede la mano di Carmine Parlato, di un allenatore come Parlato, mister. Sì, in effetti quello che posso, come ho detto prima, non mi piace parlare molto delle squadre avversarie o degli allenatori, però leggendo un po' e seguendo un po' le varie campagne acquiste delle varie squadre, mi è sembrato che quest'anno a Pordenone la mano dell'allenatore sia stata, sia fatta sentire, nel senso che ha voluto fare scelte anche difficili, nel senso di non confermare giocatori che magari potevano essere anche dei simboli del Pordenone, a cominciare da Sessolo, che è andato appunto a Trieste, prima da un'altra parte, poi a Trieste, ma anche e soprattutto ha scelto di tenere certi giocatori sui quali lui probabilmente puntava e credeva, e ha fatto arrivare altri giocatori importanti che permettono a questa squadra di essere veramente una grossa squadra, una grande squadra. Ecco, noi dobbiamo fermarci un attimo nel parlare del Pordenone, perché è arrivata la notizia ufficiale da parte della società: Rossitto è il nuovo allenatore della Triestina, Gigi Turci è il nuovo preparatore dei portieri, quindi è ufficiale, mister giocherà il derby contro Fabio Rossitto. Gli possiamo fare gli auguri prima del derby? Ma sicuramente di un buon lavoro, a cominciare dalla prossima partita naturalmente. E comunque è un allenatore giovane anche questi, che quindi è giusto, come Vecchiato, che l'altro, che l'allenatore che ho affrontato domenica, giovani allenatori che tentano, che provano a fare questo mestiere difficile, perché al di là di tutto sembra, si dice, il calcio è un gioco semplice, no? Invece ci sono tante altre cose assieme, dietro a quello che può essere il rapporto con i giocatori, il lavoro sul campo, ci sono tante altre cose, ripeto, che devono cominciare ad affrontare, fare esperienza e quindi magari anche provare a fare qualcosa di importante nella loro carriera. Un'ultima battuta su Sacilese e San Vitese. Sacilese esplosa? Mi parlano molto bene di una squadra. Zironelli ha costruito una squadra con dei giocatori importanti, perché tanti giocatori che vengono dal Bassano hanno grandi esperienze, è un 3-4-3 molto, molto ordinato, ma nello stesso tempo con un ottimo possesso palla, con un gioco offensivo. Abbiamo visto i 5 gol che ha rifilato Altamai, quindi anche quando ha perso sempre, mi è stato detto, non proprio meritando le sconfitte, nel senso che poteva farne più, quindi è una squadra che sarà tra le migliori, io non credo possa competere per i primi due posti, però arriverà giusto dietro. E la San Vitese quest'anno, con l'allenatore confermato, quindi con l'esperienza che ha avuto l'anno scorso, ha cominciato meglio dello scorso anno, ha davanti con
comunque anche la San Vitese, dei giocatori soprattutto della Bianca, ma anche lo Stenhouse che anch'io ho conosciuto, giocatori fisici importanti che creano problemi alle varie difese, per cui anche la San Vitese credo possa fare un po' meglio dell'anno scorso. E quindi così abbiamo un avversario un po' più impegnativo, un po' più difficile noi, perché il nostro obiettivo, anche il nostro, è quello di salvarci. Però ripeto, mi pare che stia facendo meglio dello scorso anno. Noi siamo in chiusura, domenica, ore 15, Pordenone, San Paolo, Padova, Albotecchia, noi ci saremo. Il derby, Triestina, UFM, la prima di Rossito, avrà un osso duro. Giuliano Zoratti, che ringraziamo di essere stato qui con noi in trasmissione. Adesso chiudiamo con un'altra clip che raccoglie i gol del Pordenone nelle prime 5 partite, 5 vittorie. Il Pordenone vola e noi ci rivediamo martedì prossimo. Buonasera. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So I did.